sì anche che gli altri si difendano con la disattenzione. No, io dico a volte l'impressione è che i ragazzi e le ragazze riescano a fare uno spostamento, come si chiamano, un teletrasporto, no? Lasciano lì il fisico e loro se ne vanno fuori a fare un giro col pensiero, con la testa, con l'interesse per recuperare. È una scuola che vuole i compiti a casa. Quasi tutti gli studenti che vanno male a scuola sono persone che non fanno i compiti o che li fanno male. È una scuola che interroga, che verifica. Poi questa immagine, non so se vi piace, è una scuola che persegue chi copia. Bellissima sta cosa. Ma questa immagine qua non l'ho presa da una scuola italiana. Però io sono convinto che tutte le volte che la mostro qualcuno dice cavolo, non ci avevo mai pensato. È una buona idea. Si riuscisse a fare questo. Perché bene o male noi nella nostra scuola continuiamo a praticare il cooperative learning, però non vogliamo che la gente copia. È una scuola che valuta cercando l'oggettività, che non si raggiunge mai. È una scuola scarsamente interessata al setting, l'ho detto in apertura, se ne frega di come è strutturata l'aula per poter fare le attività. È una scuola che assomiglia sempre di più a quella, che assomiglia molto a quella dei nonni, profondamente disciplinarista, con tanti contenitori separati, con forte separazione tra i diversi ordini di scuola, una scuola spesso tanto seduta. Ecco, non so se vi ritroviate in questa immagine generica e quindi in quanto generica scorretta nei confronti delle mille situazioni diverse da questa che vengono realizzate, però rappresenta bene una buona parte della nostra scuola. Ora, io dico, in un contesto di questo tipo è molto verosimile che si verifichi che il popolo dei 6 raggiunga il 25%. Perché in un contesto di questo tipo la capacità di adattabilità del soggetto raggiunge alcuni individui e non raggiunge altri. È per una semplice questione del tutto naturale. Alcune persone non riescono ad appropriarsi dei contenuti in una situazione di questo tipo. Assolutamente non ce la fanno. Le strutture neuronali che vengono messe in moto non ti danno la possibilità. Allora da anni si predica che ci vuole la centralità dell'alunno. Ma cosa vuol dire la centralità dell'alunno? Non vuol dire caro piccolo mio ti voglio tanto bene, raccontami i tuoi drammi. La centralità dell'alunno vorrebbe dire il famoso capovolgimento di cui abbiamo parlato prima, ossia che l'alunno assumesse un ruolo di protagonista all'interno della relazione apprendimento-insegnamento. In che modo? Beh, se vediamo come è organizzato questo workshop, una persona potrebbe scandalizzarsi all'idea che venisse definito questo un workshop, perché un workshop vorrebbe dire lavorare assieme, sarebbe un lavoro di gruppo, no? Le cose le dovreste fare voi, non ascoltare un tizio che predica rispetto a questo. La didattica insegna che in una situazione di questo tipo le percentuali, le possibilità di apprendimento dei soggetti sono molto basse. Dice Damiano che in una situazione di lezione, tipo quella che sto facendo io, l'unico che è certo che impari qualcosa è il docente. Tutti abbiamo fatto l'esperienza di imparare delle cose insegnandole. No. Ecco, ma gli alunni possono imparare? Possono sì oppure no? Ecco, può essere una situazione molto così. Un altro elemento estremamente interessante è la dimensione del veicolo di fondo attraverso cui passa nella nostra scuola l'appropriazione dei contenuti, ed è il libro. Questa è un'immagine del 1350, la nostra Università di Bologna, e come si faceva la lezione all'Università di Bologna nel 1350? Il professore leggeva il libro. I libri tra l'altro ce n'erano pochi, doveva ancora essere inventata la stampa, e quindi per passare la conoscenza il professore leggeva il libro.
se voi vedeste questa immagine, si vede molto poco, mostra molte delle dinamiche tipiche della nostra classe, delle nostre classi. Nelle prime file si vedono i soggetti attenti, poi più indietro ci sono quelli che chiacchierano, qui in basso c'è anche uno che dorme. Quindi è tra 150. Noi siamo convinti che la conoscenza debba passare attraverso l'elemento, attraverso il recupero dell'informazione privilegiato o attraverso il racconto del docente o attraverso lo studio del libro di testa. Tanto più che, secondo me, il discorso dei libri digitali, cosiddetti, è una partita persa, no? Anche perché nell'immaginario di molti docenti c'è che il libro digitale sia una roba che tu prendi in internet per scaricarlo e stamparlo. E uno dice, ma chi mai farebbe un'idiozia di questo tipo di andare a fare, ad avere una spesa molto più grossa di quella che avresti comprando un libro stampato magari su carta migliore da chi lo sa stampare, no? Ecco, l'idea di fondo che è, no, guardate che parlare di libri digitali vuol dire eliminare i libri, questa diventa una cosa che mette un po' alla... Cioè vuol dire pensare a qualcos'altro, vuol dire pensare a degli strumenti che possono essere anche libri, ma che possono anche essere non libri, che possono essere altre modalità. Bene, ci sono sostanzialmente due modi di imparare. Il primo è quello che tecnicamente si chiama simbolico ricostruttivo. Come si impara? È quello che si impara attraverso le letture ludiche, decodificazione dei simboli, ricostruzione mentale dei significati, scansione lenta, difficoltà di riadattamento e riconversione delle conoscenze, scarsa stabilità, ci vuole il ripasso, se no ti perdi, ti dimentichi. Questo è quello che succede normalmente quando tu impari una cosa leggendola da un testo. Se voi fate un rapido esame mentale di quanti manuali vi siete letti in vita vostra, provate a metterli assieme, è una montagna spaventosa, e di quante cose ricordiate lì, scoprite che sono molto poche le cose che ricordate, anche se alcune rimangono nella parte retrostante della nostra memoria. Poi dice Freud, intingici Freud, Proust, intingi il biscottino e magari vengono fuori tutta una serie di cose che credevi di aver dimenticato. Questa modalità di apprendere, ecco, fidatevi sulla parola, c'è scritto quello che io ho detto, ormai ne ho parlato queste cose qua, altrimenti facevo anche a me, dicevo, rappresenta il come si impara attraverso, come si acquisiscono le conoscenze attraverso questa modalità. Oh, qui parliamo di acquisizione di conoscenze, no? Se vedete, così è un modo estremamente debole di apprendimento, di codificazione di simboli, ricostruzione mentale di significati, una scansione lenta, è molto difficile adattare conoscenze acquisite in un settore ad altri settori, c'è una certa rigidità, ecco, no? È una scarsa stabilità. Si impara difficilmente così. Anche gli adulti, di solito, se possono, non imparano così. Anche gli adulti, quelli della nostra età, cioè della mia, più vecchio, cioè imparano normalmente, se possono, cercano di imparare con altre modalità. Io faccio sempre ad esempio, dico, ma se voi vi acquistate il nuovo smartphone, andate a leggervi il manuale. No, chi va a leggersi il manuale? Qualcuno dice, io lo faccio. Anch'io. Rispetto benissimo, c'è qualcuno che va a leggersi prima il manuale, cioè prima la conoscenza, come normalmente si chiede a scuola. Prima la conoscenza, te la vai a leggere, la capisci bene, poi vediamo di applicarla per realizzare l'abilità. No, è quello che è il processo di prima che abbiamo visto nella classe dritta. No, ti passo l'informazione, te la racconto, tu a casa ti approfondisci questa cosa qua e poi vediamo di esercitarla, di metterla in gioco, no, attraverso una procedura abbastanza standardizzata. Ecco, noi non lo facciamo. Quando si compra uno smartphone, qual è la operazione che si fa? Si smanetta, che si chiama proprio così tecnicamente. E che cosa vuol dire smanettare? Come gli idioti per prova e errori, cioè provo questo, non funziona, provo questo. Oh, vero,
è un atteggiamento molto più evoluto che abbiamo nello smanettamento. Cerchiamo di riutilizzare in un contesto nuovo le conoscenze e le abilità e le competenze che abbiamo acquisito precedentemente. È così che funziona, no? In un contesto però fortemente pratico. Difatti l'altro modo di apprendere è quello che viene chiamato percettivo motorio, in cui come si apprende? Le conoscenze avvengono per esperienza, c'è un continuo scambio di input-output, una piacevolezza ludica, una frustrazione, perché l'esperienza ti dà immediatamente questo, un problem solving permanente, una scansione veloce delle azioni, stabile nei relatamenti analogici è questa modalità. Conoscenze facilmente impiegate, ma difficilmente dichiarate. Tutto ciò mette in gioco la grande partita di cui si parla da anni nella scuola italiana e anche altrove, che è la problematica delle competenze. La problematica delle competenze, che se ricordate quando era stata venduta dal gruppo Gattagna, aveva lasciato un po' tutti perplessi, no? Ricordate cosa diceva a proposito delle competenze? Si diceva che le competenze sono un qualcosa che si può esplicitare soltanto in attività di vita vissuta, no? E lui diceva, allora a scuola cosa cavolo ci stiamo a fare? Noi la vita vissuta a scuola non ce l'abbiamo, quindi come facciamo ad andare ad esercitare delle competenze? A scuola non si lavora sulle competenze, non è vero, a scuola si lavora tranquillamente sulle competenze, adesso io non voglio partire adesso a riattivare quella che ovviamente la carne al fuoco sarebbe moltissimo, la problematica delle competenze. Ma ho tirato fuori questa cosa qui, solo per ricordare, per segnalare, che all'interno del micromondo competenze, che come ben tutto sappiamo vuol dire saper utilizzare le conoscenze e le abilità in un contesto complesso che mette in gioco la capacità del soggetto di risolvere anche problemi inediti utilizzando ciò che già sa fare, lo smanettamento del marfone, tanto per capirci, no, prevede però un qualcosa di diverso. Prevede da parte del soggetto un comportamento che tecnicamente viene definito autentico. Quando è che c'è un comportamento autentico? Quando il soggetto è coinvolto nell'attività, consapevole di quello che sta facendo e quando aderisce rispetto allo scopo di quello che sta mettendo in atto. Se manca questo, non si verifica l'acquisizione di una competenza. Torniamo allora, come vedete, al discorso di prima, al gioco di prima, delle neuroscienze rispetto all'apprendimento, in cui si diceva, sì, serve la sollecitazione esterna per poter produrre cambiamenti delle strutture cerebrali, però bisogna che il soggetto, in qualche modo, sia partecipe, sia motivato, per usare un termine tecnico, rispetto alla proposta che gli viene fatta. E quando è che un soggetto viene motivato? Lì voi sapete che la logica, la dinamica della motivazione è un'altra delle cose molto studiate nella storia della scuola, vero? Motivazione intrinseca, estrinseca, vero? Più o meno i due elementi di cui abbiamo sempre parlato. Si dice che le persone intrinsecamente motivate sono quelle che fanno qualcosa convinte che valga la pena farlo, indipendentemente dalle sollecitazioni che arrivano rispetto dall'esterno. Mentre invece ci sono altre che richiedono che ci sia un qualcosa dall'esterno. Cioè, per fare un banale esempio, c'è chi la cintura se la mette quando sale in macchina perché pensa che sia la roba giusta da fare e non mette assolutamente in discussione che si debba fare, e c'è chi invece la mette perché dice: vuoi mai che mi fermano e mi fanno la luna? No, in quel caso lì la motivazione è di tipo estrinseco, no? Allora, le cose funzionano bene quando c'è motivazione intrinseca. Perché? Perché si è provato ampiamente che tutto ciò che avviene per motivazione estrinseca dura soltanto il tempo in cui la coercizione esterna funziona, no? Per cui in aula i nostri alunni si comportano bene e non si trattano a pesci in faccia
Non lo fanno perché? Perché altrimenti vengono puniti. Se lo fanno per quello, quando escono dove non c'è più chi sorveglia, assumono un comportamento diverso, quindi non hanno acquisito, non è loro, non è il comportamento che vivono come un'esigenza intrinseca. Beh, quando c'è l'esigenza intrinseca tutto funziona bene, ma se è intrinseca come fai a motivarla? Puoi tu motivare dall'esterno la motivazione intrinseca? No, perché se no è una motivazione estrinseca. Quindi sembrerebbe il gatto che si morde la coda. No, ancora una volta, perché si è provato, rispetto al concetto di autenticità, che la motivazione avviene molto più facilmente quando il soggetto è attivamente impegnato in prima persona in quello che sta facendo e quando è consapevole del perché sta facendo quella roba lì. Queste sono le condizioni di fondo su cui si gioca la flipper classroom. E dice, ma vabbè, ci hai fatto tutta sta pippa, ma noi pensavamo di parlare di flipper classroom. Certo, quali sono gli elementi di fondo che caratterizzano la flipper classroom? Qual è la differenza in termini di cambiamento significativo che deve avvenire e che può avvenire in una situazione di flipper classroom? Bene, allora, non si parla di solito tecnicamente di flipper classroom, anche se ormai è il termine ampiamente utilizzato, si parla di episodi di apprendimento situato, che è la stessa identica cosa. Come funziona una situazione didattica fondata sugli episodi di apprendimento situato? Allora, noi abbiamo un intervento del docente molto contenuto. Vedrete adesso anche dalle dimensioni della mappa che vi mostro, che dà un frame concettuale di base. No, io arrivo e dico al mio gruppo di alunni alcune cose di fondo che gli danno delle dritte, che danno loro delle dritte sul come orientarsi. Dopodiché c'è l'attivazione della cosiddetta sfida. Lanciare un compito. E il compito lanciato, io non l'ho colorato di giallo, questo l'ho colorato di arancione, per mostrare che giallo per me è il docente, tanto per capirsi il linguaggio dei colori che ho utilizzato, perché è rosso invece ho messo l'alunno, quindi qui abbiamo una situazione arancione, in cui è la forte partecipazione, un elemento partecipativo degli alunni. Cioè l'ideale sarebbe che sta sfida interviene per desiderio degli alunni, cioè l'insegnante accompagna, c'è questa dimensione tecnica che viene definita scaffolding o scaffolding, in cui il docente fa da contenitore, da parete in cui dentro si muovono gli alunni, e gli alunni motivati rispetto a questo attivano una sfida. Ecco, se veramente la sfida viene attivata con una dimensione partecipativa da parte degli alunni, noi andiamo a creare quella situazione che abbiamo detto prima di protagonismo dell'alunno, che è protagonista anche nella progettazione. Io, uno degli elementi teorici che curo io a livello di università è appunto la progettazione educativa, e di solito io uso raccontare, spiegare la progettazione, banalizzarla con tre esempi molto semplici. Che esiste un primo approccio alla progettazione che è quello sinottico lineare, che ha caratterizzato storicamente la progettazione scolastica. Come funziona la progettazione sinottica lineare? Gli insegnanti vengono chiamati a definire delle finalità. All'interno delle finalità degli obiettivi generali, all'interno degli obiettivi generali degli obiettivi più specifici, fino ad un certo grado di specificità. Dopodiché vengono definite le attività da svolgere, vengono definite le modalità di verifica e tutto viene visto come un lungo binario, no? In cui tu, il docente, attivi tutto il viaggio
e poi ci carichi sopra e sul tuo treno i tuoi alunni. Abbiamo deciso che ci fermiamo a Bologna per andare a Roma, a Bologna facciamo un giretto, vediamo delle cose, poi ci fermeremo a Firenze, se qualcuno non ha capito lo riporti per un altro giro per la città e poi lo ricarichi, perché tutti bisogna andare a Roma e tutti bisogna andarci così, e il viaggio dov'è?